Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in cartapesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato! Ritrovati, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione, la cronaca giudiziaria in primo piano del nostro giornale. Corruzione: con questa accusa sono state arrestate a Catania 4 persone, tra i quali il presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Catania Filippo Impallomeni e l'imprenditore Giuseppe Virlinzi. A un quinto soggetto è contestato il reato di favoreggiamento aggravato. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sarebbe emerso anche da intercettazioni telefoniche e ambientali che il presidente della commissione avrebbe avuto a propria disposizione un'auto di una concessionaria dell'imprenditore e in cambio avrebbe dilazionato pagamenti di cartelle esattoriali. Indagati anche un manager ed un consulente della concessionaria. Il provvedimento restrittivo è stato firmato dal GIP Marina Rizza. E adesso la politica, parliamo del PD che nella bufera scoppia infatti il caso delle tessere, critico anche San Martino. Nuova tegola sul PD colpito dall'ultima polemica sull'impennata di nuove tessere con conseguente boom di iscritti e inevitabili frizioni fra le varie anime siciliane del partito, renziani e cuperliani in primis, con i secondi che accusano i primi di ingresso nel PD di pezzi di mondi un tempo lontanissimi, leggi cuffariani con rischio di pericolosa mutazione genetica. Sul caso sono scattati i controlli, in particolare in alcune aree del catanese come Bronte e Paternò, in cui le tessere si sarebbero addirittura triplicate. Forte così la presa di posizione dell'etneo neodem Luca San Martino, ex articolo 4, renziano all'Arsa, che chiedendo l'intervento del partito romano dice basta ai baroni e ai signori delle tessere che si ergerebbero a paladini della moralità, senza mai assumersi alcuna responsabilità per ciò che avviene. Benzina sul fuoco, insomma, su un partito che non conosce la parola serenità. Sono letteralmente esterrefatto dalle dichiarazioni dell'onorevole San Martino. Probabilmente la scarsa dimestichezza con il PD lo ha indotto in confusione, lo dice Enzo Napoli, segretario provinciale del PD a Catania, a proposito delle dichiarazioni che avete sentito. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione intendo chiarire subito che le tessere sono state distribuite esclusivamente ai segretari di ciascun circolo. Questi hanno provveduto a fissare in ogni realtà locale le date e gli orari in cui sarebbe stato possibile il rinnovo delle tessere ed effettuare le nuove iscrizioni, garantendo così il massimo dell'apertura e del pluralismo. E proseguono le indagini a Catania sul ferimento del cantante neomelodico avvenuto sabato sera. L'uomo è stato gambizzato sotto casa. È già a casa, Nunzio Luigi Lombardo, il cantante neomelodico 43 anni in arte Mirko Lavezzi, ferito sabato sera a Catania con 4 colpi di pistola, tutti mirati alle gambe, mentre rincasava in via Sardo. Ferite non gravi, tanto che i medici dell'ospedale lo hanno dimesso qualche ora dopo. La scientifica sta già analizzando i 4 bossoli recuperati per terra che potrebbero far risalire allarme all'esecutore. Dalle pagine Facebook intanto la moglie del cantante rassicura le migliaia di fan ed è anche attraverso i social che gli inquirenti provano a ricostruire rapporti, frasi o foto che possano fornire alle indagini un movente che al momento sembra non esserci. Lavezzi, incensurato, senza precedenti di polizia, interrogato, non ha fornito elementi utili. Gli inquirenti indagano, soprattutto nella vita privata dell'uomo, perché l'ipotesi passionale sembra al momento la pista privilegiata. Sin dalle prime ore del mattino hanno manifestato i ricercatori licenziati della Mirmex, hanno protestato davanti ai cancelli del laboratorio della zona industriale, hanno urlato slogan licenziati, licenziati, hanno chiesto di tenere un'assemblea in azienda ma hanno trovato i cancelli chiusi. Ma oggi anche fuori dalla procedura ci hanno già avvisato che saremo licenziati a partire dal 9. Siamo qui insieme ai lavoratori a sostenerli perché si vogliono riprendere l'azienda, un'azienda che è stata ceduta a un euro, un prezzo sociale, un prezzo che era finalizzato al mantenimento dell'occupazione.
ma in realtà questo non è stato, anzi siamo tutti fuori, si sono liberati dalla zavorra, un territorio indifferente, rassegnato, le istituzioni hanno aspettato che si arrivasse al licenziamento, ce lo riprenderemo, la provocazione dei lavoratori è tu te lo sei preso a 1 euro, ti diamo 62 euro, ci guadagni 60 euro, non firmeremo mai un accordo che non veda attuata la delibera finché la regione si riprenda l'azienda e la dia a un imprenditore degno di questo nome. Volgono al termine i lavori per la rimozione della cera dopo la processione di Sant'Agata, centinaia di operai al lavoro questa mattina. Sono in fase di completamento i lavori per la rimozione della cera dopo la processione di Sant'Agata. Gli ultimi interventi hanno interessato il tratto di via Caronda tra via Monserrato e viale 20 Settembre e quello di via Etnea tra la villa Bellini e piazza Stesicoro. Intanto è vietato il transito ai mezzi a due ruote, mentre il limite fissato è di 20 km orari. Sono centinaia gli addetti che hanno lavorato con le squadre specializzate e una quarantina i mezzi meccanici impiegati. Per far sparire cera e segatura sono state utilizzate lance idrogetto a pressione e una speciale spazzatrice con le setole d'acciaio. La cera rimasta è stata poi sciolta con torce all'acetilene e ricoperta di segatura, prima di essere nuovamente spazzata via. Dopo la conclusione dei lavori sarà istituita una commissione di collaudo costituita da tecnici e da un rappresentante della Polizia Municipale, che dovrà decidere sulla riapertura delle strade. Ed è strage di cani in Viale Moncada, nel quartiere di Librino. Sentiamo Giorgia Mosca per New Sicilia. Lì, in Viale Moncada a Librino, tutti lo temono e un velo di omertà cala nell'esatto momento in cui si chiede quale sia il suo nome. La gente ne pronuncia a bassa voce solo il soprannome. Lui è il lupo, lo stesso che ogni anno manda i suoi scagnozzi per avvelenare i cani. E ogni anno sono scene raccapriccianti quelle che si presentano davanti agli occhi delle volontarie che tentano di salvare questi animali. Fra di loro c'è anche lei, Danila Novelli, la zia catanese dei cani, che ieri ha gridato tutto il suo dolore sul profilo Facebook dopo aver trovato, esattamente come un anno fa, alcuni cagnolini morti, altri con le convulsioni e la bava alla bocca. «Sono addolorata», scrive, «e non so se pagherò per questa denuncia pubblica, ma se non esiste legge per punire chi fa questo, allora bisogna agire diversamente per continuare a sperare nella giustizia. Adesso non rimane che chiedersi se qualcuno raccoglierà il suo appello». Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo di seguirci attraverso i nostri siti online di riferimento, grazie, alla prossima! Non posso mettere solo Cinciue, ci vuole un uomo. Che ti posso dire? Cinciue Addizzone, Babbagallo, Covo, si serve. Cinciue Mauge. Amato, che staranno adesso? Avanti un altro! L'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli. Riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato.